La fondazione nasce a Treviso nel 1987 come centro studi dedicato in particolare ai settori del paesaggio, della storia del gioco e dello sport, della storia veneta e dei beni culturali, diciamo. A cosa deve il nome? Allora, naturalmente il nome è dovuto al gruppo che ci finanzia e in particolare proprio alla famiglia Benetton, che ha deciso alla fine degli anni Ottanta di creare nella città d'origine un centro studi aperto al pubblico e per, diciamo, proprio con lo scopo di fare ricerca e anche di pubblicare libri, nel senso che da subito, oltre alle attività di ricerca, la fondazione ha aperto un ambito di attività anche per, diciamo, pubblicare le ricerche, gli studi, gli atti dei convegni e di altre iniziative che dal punto di vista proprio di questi ambiti di attività, di attenzione, ha portato avanti fin dall'inizio, e quindi da subito abbiamo anche incominciato a fare libri. Come selezionate gli autori e se pubblicate anche opere di autori stranieri? Allora, senz'altro pubblichiamo anche testi, ricerche di autori stranieri, nel senso che l'ottica della Fondazione è un'ottica, diciamo, con attenzioni sul locale, ma nello stesso tempo aperta a studi di carattere internazionale. Per quanto riguarda le scelte, diciamo che tutti i volumi che pubblica la Fondazione sono legati proprio ai suoi ambiti di ricerca, quindi legati a conferenze che organizziamo, a iniziative come il Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino, che è una campagna culturale dedicata ogni anno a un luogo, e intorno alle varie sfaccettature su quel luogo, dal punto di vista paesaggistico, storico, geografico, antropologico, raccogliamo un insieme di autori che di quel luogo si sono già occupati in passato e, diciamo, per un approfondimento delle ricerche e delle divulgazioni della cultura del paesaggio. Questo è un esempio. Nell'ambito della storia del gioco c'è un comitato scientifico dedicato proprio alla ludicità, a tutti i temi del gioco, che mette insieme gli autori che ogni anno scrivono nella nostra rivista annuale Ludica, Analisi, Storia e Civiltà del Gioco, diretta da Gerardo Ortalli. E insieme a questo comitato scientifico vengono scelti gli autori sia per la rivista che per la collana omonima che pubblichiamo in coedizione con Via Ella, libreria editrice. Per cui diciamo che tutti i nostri libri hanno una connessione con le ricerche che vengono condotte, coordinate dai comitati scientifici della Fondazione. Quindi paesaggio da una parte e storia del gioco dall'altra in particolare. Di quanto personale disponete stabilmente? Allora la Fondazione dal punto di vista complessivo della sua struttura ha una ventina di dipendenti attualmente, nel senso che ci sono poi, insomma, le competenze legate all'organizzazione delle giornate di studio internazionali, alle varie attività. Dal punto di vista delle edizioni c'è un ufficio che è coordinato da chi vi parla con altre due colleghe redattrici, e poi abbiamo naturalmente un buon numero di collaboratori esterni sia sull'ambito dell'editing ma soprattutto sull'ambito delle traduzioni, perché appunto pubblicando noi diversi lavori di autori francesi, inglesi, tedeschi, spagnoli eccetera, abbiamo un gruppo di traduttori che ci aiuta in modo abbastanza stabile, e poi abbiamo naturalmente la collaborazione esterna con diversi coeditori e stampatori, perché noi non abbiamo chiaramente la nostra tipografia e non siamo noi in modo diretto a immettere i volumi nella distribuzione, ma lo facciamo attraverso i coeditori, quindi per Storia del Gioco con la Via Ella, per la collana Memorie dedicata al paesaggio, in particolare in questa fase con l'editore Antiga. Quindi è una sinergia, insomma, di diversi soggetti chiaramente con cui lavoriamo. Quanti libri avete pubblicato nel 2018? Nel 2018 siamo intorno a una decina di titoli. Ecco, non abbiamo una produzione particolarmente grossa noi come editori, perché appunto siamo una fondazione che fa anche dell'altro, quindi diciamo le stesse persone che lavorano nell'ambito edizioni coordinano dei viaggi di studio, delle iniziative, per cui diciamo è un'attività che si va a intrecciare in modo circolare con le altre attività, a partire da quella anche della biblioteca, del centro documentazione. Rapporti con le associazioni di categoria ne avete? Diciamo che ce le abbiamo soprattutto tramite i coeditori. Ecco, quindi per esempio già il fatto che noi decidiamo, ormai sono diversi anni, di partecipare alla Fiera del Libro Più Libri Più Liberi a Roma è in qualche modo, diciamo, un'apertura di collaborazione su vari fronti. La vedrebbe positiva la costituzione di una rete di imprese per condividere i servizi, quindi? Ma diciamo che fare rete, soprattutto per alcuni capitoli, è sempre positivo, è sempre utile. Adesso noi in particolare sentiamo
la difficoltà rispetto ai nostri lavori, che sono comunque, diciamo, un'editoria, se vogliamo, un po' di nicchia. Non pubblichiamo narrativa bestseller, ma pubblichiamo saggistica e insomma anche con un valore scientifico di un certo tipo. Diciamo che il fare rete maggiormente sul fronte di facilitare l'arrivo in libreria di certi libri, questo, diciamo, è uno snodo fondamentale, riuscire ad esserci in libreria e riuscire ad esserci per più tempo. Questo è il tema, perché poi questi libri, insomma, i lavori che facciamo noi, come molti altri, sono libri che non è che invecchiano, per cui bisognerebbe che dal punto di vista della distribuzione ci fosse una possibilità, di maggiore visibilità, una sinergia con gli altri editori. Anche appunto per libri che non siano così commerciali.